Ciao, io sono Roberta e benvenuti in questo video. Oggi parliamo di un libro che ho visto circolare quasi insistentemente tra i meandri dei social e sto parlando di Il segreto di Medusa di Hannah Lynn, della quale sappiamo ben poco, almeno io ho trovato purtroppo ben poco. Le uniche cose certe sono praticamente le coordinate geografiche quasi delle sue abitazioni, perché sappiamo che Hannah Lynn è una scrittrice di successo internazionale, quindi io probabilmente ero l'unica a non conoscerla. È nata e cresciuta nelle splendide colline al centro dell'Inghilterra prima di laurearsi e diventare un'insegnante. Attualmente vive sulle Alpi austriache. Beate lei, anch'io vorrei vivere sulle Alpi austriache quando qui ci sono 40 gradi. Oltre a questo, purtroppo non ho trovato altro. Mi sarebbe piaciuto sapere di più sui suoi studi, io intendo studi su questo libro, le fonti su cui ha lavorato, se ha lavorato su alcune fonti, ma penso di sì, il significato che voleva trasmettere con questo romanzo. Comunque, è un libro che io ho letto in versione Kindle, anche perché costava 99 centesimi, quindi ho detto, beh, lo leggo in versione digitale, e all'inizio questa cosa ha creato in me un dubbio enorme, perché nella versione Kindle il romanzo è di 172 pagine, mentre nella versione cartacea arriva quasi a 300. Quindi ho pensato, beh, mi trovo davanti ad un falso, che cosa è successo? E in realtà poi ho scoperto che nella versione cartacea il romanzo è scritto proprio a caratteri cubitali e quindi occupa molte più pagine. Ma comunque si tratta di un romanzo breve, purtroppo non soltanto nella lunghezza, ma anche nel racconto in generale, nella narrazione in generale, dei personaggi, degli avvenimenti, dei luoghi. Comunque ora lo andremo a vedere. Ho deciso appunto di fare una recensione, di dirvi cosa ne penso. Fatemi sapere invece voi, se l'avete letto, se vi è piaciuto oppure no. Ovviamente si tratta di un parere puramente soggettivo, un'opinione puramente personale e cerco come sempre di essere obiettiva, quindi di prendere l'opera per quella che è, di cercare di capire l'opera anche in relazione al pubblico al quale si riferisce, che in questo caso è sicuramente, secondo me, un pubblico molto giovane. E questa cosa, a mio parere, è qualcosa di estremamente positivo. Credo infatti che utilizzare una versione romanzata di personaggi, di grandi personaggi della mitologia, come è stato anche nella canzone di Achille, sia un qualcosa di positivo, magari per avvicinare un giovane lettore, per incuriosirlo, per avvicinarlo poi magari anche allo studio, quando e se affronterà lo studio di questi temi, di questi personaggi, no? Potrebbe instaurare una maggiore curiosità in un giovane lettore, ma è un'arma a doppio taglio, cioè secondo me. Lo scrittore che si vuole occupare di questi personaggi, di questi temi in chiave romanzata, deve stare molto attento a non creare, a non fare false informazioni, a non creare confusione, perché appunto un giovane lettore, che magari non ha le stesse esperienze di un adulto, potrebbe non accorgersi, senza che l'adulto sia un esperto, ovviamente. Io non sono un'esperta di antichità greca, però appunto un adulto potrebbe accorgersi di alcuni errori, di qualcosa che magari risulta anche un po' ridicolo, mentre un giovane lettore no, e quindi poi questo potrebbe causare confusione. Allora, io credo che per Il segreto di Medusa, Annalyn si sia riferita, per quel che riguarda le fonti, ad Ovidio. Su Medusa ci sono tante versioni, cioè sulla sua nascita, su chi sono i suoi genitori, eccetera, eccetera. Lei penso si sia riferita a Ovidio, che nelle Metamorfosi ci racconta appunto di Medusa e del suo scontro poi mortale con un altro eroe della mitologia greca. Cercherò di non fare spoiler, anche se si tratta di una storia, penso, nota ai più, però magari appunto c'è qualcuno che non la conosce, quindi cercherò di non fare eccessivi spoiler. Allora, io penso che
l'intento di questo romanzo sia creare una sorta di metafora in cui il personaggio della mitologia incarni in un certo senso dei valori estremamente moderni. E perché questo mi è venuto in mente leggendo il prologo, che adesso vi leggerò una parte, ovviamente. Parlando di Medusa, Annalyn scrive: "Forse è vero, magari tutti i mostri sono così fin dalla nascita. Forse però è solo un espediente utilizzato per nascondere l'oscurità che tutti ci portiamo dentro, che costringiamo noi stessi a nascondere al mondo intero perché non riusciamo nemmeno a immaginare quali misfatti orribili provocherebbe se le permettessimo di crescere. Perché, e questa è la verità che tutti noi conosciamo, l'oscurità cresce", quindi una metafora del mostro che può stare dentro di noi, no? Dell'oscurità che si nasconde, che si potrebbe nascondere dentro di noi. E questa premessa, secondo me, può andare bene, utilizzare questo mostro Medusa per sintetizzare una metafora, un significato più grande, più generale, che è appunto questo che vi ho letto. Il romanzo parte improvvisamente. Cioè, non c'è alcun tipo di introduzione alla figura di Medusa, alla figura del luogo circostante, del periodo. Niente, c'è Medusa che ha raggiunto l'età per sposarsi, ma il padre, Talete, per evitare che lei si sposi con un uomo molto più vecchio di lei, insomma, per evitare questa drammatica esperienza, decide di portarla al tempio di Atena per far sì che quest'ultima la renda sua sacerdotessa. Medusa, insieme a suo padre, arriva in questo al tempio di Atena e troviamo una Atena che è una re per mancata, praticamente. Il dialogo successivo tra virgolette, dialogo tra Medusa ed Atena. Non lo so, io sembrava un dissing tra Cardi B e Nicki Minaj, praticamente. Mi spiego. In questa prima parte di romanzo vengono utilizzati dei termini che sono propri della modernità, della nostra lingua, no? Lingua soprattutto di uso pratico, no? Che però, a mio parere, e questo può andare bene, ma nella maniera in cui sono presentati in questo romanzo, detti da una dea, risultano, per come la vedo io, ridicoli, cioè mi hanno fatto veramente ridere. Anche perché, vi leggo una parte per farmi capire. Atena dice a Medusa: "Cosa pensi dell'idea di tuo padre di portarti qui da me? Da una dea, mi ha presa per un orfanotrofio, un posto dove i bambini possono mangiare a sbafo, a sbafo, e strillare e riempirsi la pancia gattonando sui miei pavimenti?" Ok, qui arriviamo ad un punto che mi ha lasciato un po' perplessa, perché io non sono un'esperta, potrei sicuramente sbagliarmi e se mi sbaglio scrivetemelo nei commenti. Io non penso che nell'antica Greca siano esistiti degli orfanotrofi in quanto tali, cioè in quanto ad esempio un posto dove i bambini possono mangiare a sbafo. Per quanto ne so io, al massimo, nell'antica Grecia esisteva la cosiddetta esposizione dei neonati, cioè se nasceva un figlio e la famiglia, ovviamente a decidere era il padre famiglia, non voleva questo bambino, soprattutto si trattava di femmine più che di maschi, lo esponeva. Lo Stato, tra l'altro, non condannava questa pratica, che tra l'altro era molto diffusa in Grecia. Anzi, addirittura a Sparta c'era l'obbligo di esporre i figli che nascevano deformi. Quindi a me risulta strano che Atena possa dire proprio la parola orfanotrofio, però fatemi sapere, magari mi sbaglio. L'esperienza di rapper mancata continua, perché a un certo punto Atena dice: "Quindi un rifugio, è così, vero? Tuo padre desiderava appiopparmi i suoi fardelli, vestirti, nutrirti e lasciarti prosciugare le mie ricchezze." Anche
anche qui a piopparmi. È un termine italiano, ma io non mi immagino Atena che così di punto in bianco dica una vuoi appiopparmi questa cosa? Cioè, non lo so, mi sembra un pochettino cacofonico, cioè si poteva scegliere un altro termine più appropriato. Ci sta a portare, ripeto, gli eroi, i personaggi della mitologia, farli scendere dall'Olimpo e farli venire nel nostro mondo, nel mondo moderno. Può anche starci. Ma secondo me devi essere uno scrittore veramente bravo per far sì che tutto ciò possa riuscire in maniera comunque elegante, che abbia comunque un senso. Penso a Itaca per sempre, in cui c'è una rivisitazione da parte di Luigi Malerba, soprattutto per quel che riguarda la psicologia di Penelope. Lui fa un interessantissimo, tratteggia in maniera molto interessante la parte psicologica di una nuova Penelope, della sua Penelope, che è al contrario della Penelope di Omero. Riconosce subito quel mendicante che ritorna dopo anni e riconosce subito che quello è suo marito. Ma lì c'è comunque una bravura di stile di scrittura, una pienezza della scrittura, della narrazione, che ci permette proprio di entrare nella sua idea, nell'idea di lui, di Malerba. Qui, come vedremo anche dopo, no, almeno per me non è stato così. Ed è un peccato, perché secondo me si poteva fare sicuramente un buon lavoro, perché Medusa è un personaggio molto affascinante, intrigante, quindi peccato. Diciamo che Medusa diventa sacerdotessa e diventa in un certo senso portatrice di messaggi anche importanti, insomma, che le donne si devono rispettare, che gli uomini purtroppo molto spesso sono malvagi, sono crudeli, soprattutto nell'antichità, eccetera, eccetera. E qui alcuni messaggi che lei dà sono bellini, come ad esempio quando dice, parlando di se stessa, le battaglie di quando ho impedito alle mani degli uomini di vagare su di me, anche se loro pensavano di averne il diritto, o mi sono rifiutata di seguirli giù per un sentiero o in un uliveto. Quindi lei parla di tentati stupri. Però anche qui dei temi che potevano essere trattati in maniera più riflessiva, più seria, vengono trattati in maniera molto, molto celere, ma in generale tutto il romanzo è così, anche per quanto riguarda gli avvenimenti in generale, cioè è sbrigativo. Questo lo dimostra anche il fatto che i capitoli sono composti da 3-4 pagine e basta. Se mettete in più che sono scritti a caratteri cubitali, non riusciamo ad avvicinarci, almeno per come la vedo io, all'anima dei personaggi, in questo caso di Medusa. Non riusciamo a percepirli, secondo me, nel modo giusto e bello che una lettura e un romanzo scritto bene permette. Quindi diventa anche più bello, perché noi lettori riusciamo proprio ad entrare, ad immedesimarci, ecco, nei personaggi. Ad un certo punto, purtroppo, Medusa, diventata sacerdotessa, viene notata da, appunto, Poseidone. Sappiamo che purtroppo poi Poseidone in questa versione stuprerà Medusa. Comunque, viene notata nella folla da Poseidone, questa bellissima donna, perché Medusa era una bellissima ragazza. Siamo ad un funerale e la scena è descritta in questa maniera. Gli ospiti mortali al funerale non furono gli unici a vedere volare il vino quella sera, perché Medusa si arrabbia, si scola un bicchiere di vino e poi lo lancia. Poseidone, nei panni di un nobile, osservò con gioia la sacerdotessa che gettava parole e liquido senza alcuna inibizione. Si girò a chiedere all'uomo al suo fianco: «Questa donna chi è?» E l'altro rispose: «La sacerdotessa Medusa del tempio di Atena». Poseidone sorrise tra sé e sé: «Ha il fuoco dentro». Alex Bellis Soleil, ma che cos'è questa cafonata? Ma perché? Ma mi sembra tutto veramente
proprio trash, lo devo dire, il che è un peccato perché questa stessa scena raccontata nello stesso, diciamo, location, nello stesso set, anche allo stesso modo, ma utilizzando espressioni un po' diverse, poteva comunque, cioè poteva arrivare in un certo senso. Ma così, sarà perché sono vecchia, non lo so, così a me, raccontate in questa maniera, mi viene solo da ridere. Comunque, avviene questo stupro e per un motivo o per un altro, Atena non crede a Medusa, la quale le dice di essere stata stuprata da Poseidone, ed Atena la trasforma in questo mostro che tutti noi conosciamo, con questa capigliatura, con insomma, questi serpenti e vari poteri mortali. Insomma, maledizione che colpisce anche le sue due sorelle, Steno ed Euryale, che insieme formano, diciamo, le tre Gorgoni, le quali poi si ritroveranno a vivere in un'isola dove ovviamente vivranno da sole perché il potere di Medusa è quello di pietrificare. Se si incrocia lo sguardo di Medusa, l'altra persona rimane appunto pietrificata. Ovviamente Medusa è disperata perché Medusa non è una persona cattiva ed è quello che ci vuole dimostrare, come abbiamo detto all'inizio, Annalyn dicendoci che il fatto di essere un mostro non è stato un qualcosa voluto, nato dalla cattiveria di Medusa, ma è stata un'imposizione su di lei che era una bellissima e bravissima ragazza. Ad un certo punto, al capitolo 15, perché i capitoli sono 29, ad un certo punto, al capitolo 15, appaiono altri personaggi, così di punto in bianco. Vengono presentati il re di Argo, Acrisio, e sua moglie, Euridice, che avranno una figlia, Dane, la quale, dice l'oracolo, avrà un figlio che causerà la morte del padre, quindi di Acrisio. Quest'ultimo quindi è molto preoccupato e cerca in tutti i modi di convincere sua moglie ad uccidere la loro figlia. Poi alla fine troveranno una soluzione, che sarà quella di, diciamo, tenere prigioniera in un certo senso questa figlia per evitare che possa rimanere incinta. E ripiombiamo purtroppo di nuovo nel dramma della scrittura, nella povertà della narrazione, delle caratteristiche, degli animi dei diversi personaggi. Questa volta parliamo di Euridice, quindi la moglie del re di Argo, che viene descritta in questa maniera. Prima che nascesse sua figlia, amava molto i bambini, come ci si aspetta dalla fidanzata di un re. Comunque, li vezzeggiava a sufficienza e giocava ad acchiapparello con i piccoli delle sue amiche. Di solito le piacevano la loro compagnia e passatempi, se non duravano troppo. Allora, io qui penso ci sia un errore, penso e spero ci sia un errore. Non so, di traduzione, di battitura, perché questa frase non ha senso, oltre ad essere veramente proprio no, secondo me ha degli errori, perché io non la capisco. Fatemi sapere se magari nella versione cartacea è diversa, magari è un errore, capita alcune volte, è un errore della versione digitale. Però vedete, anche qui la descrizione di questa donna dell'antica Grecia, della moglie di un re, è proprio troppo povera. Invece che immedesimarmi, invece che capire le ragioni, le emozioni, i sentimenti di quella donna, a me viene da ridere. La stessa cosa accade quando, ad esempio, Dane, che rimane però incinta, non vi dico come, non vi dico perché, non vi dico chi sarà suo figlio, dice alla sua cameriera, che lei chiama cameriera. Ok? Anche qui è un termine errato, secondo me, per l'antica Grecia. Comunque, lei dice alla cameriera: ti ordino di andare a chiamare la regina, a
altrimenti glielo riferirò anche al re. Anche qui io voglio pensare sia un errore di battitura, di traduzione, perché veramente la scrittura, sebbene in altri punti, ed è questa la cosa strana, in altri punti utilizza un registro più informale e utilizza anche dei termini, ma in genere la costruzione delle frasi è sicuramente migliore rispetto alle altre, utilizza dei termini più appropriati, più ricchi anche di magia, di pathos, di emozione, mentre poi cade proprio non solo nel banale, ma proprio nel brutto, nel cattivo gusto. Non capi, Anna, cos'è successo, Anna? Dimmelo, perché vorrei capire, mi dispiace, perché sarebbe potuto essere una storia bella, perché comunque il mito riferito a questo personaggio della mitologia è molto bello, ma trattato in questa maniera, con degli alti e dei bassi, più bassi che alti, si riduce tantissimo proprio in quanto a intensità, profondità dei personaggi, della storia. Comunque, questa seconda parte è dedicata ad un altro personaggio, un altro eroe della mitologia greca, che sarà colui che ucciderà Medusa. Quindi nella seconda parte troviamo questa storia, che è sempre ovviamente inerente al personaggio di Medusa, alla vita di Medusa, in un andirivieni di frasi come: fratello, non ti preoccupare, ci penso io, e ciao sorella, che mi sono sentita proprio come nelle sorelle Gypsy. Così. E magari veramente stavano parlando tra fratelli, però anche qui le frasi sono molto, molto, molto semplici, molto banali, e quindi l'intonazione che ho dato io è proprio: fratello, non ti preoccupare, è davanti a te, sorella. Proprio così. Invece una parte, un tema che ho apprezzato e che è stato approfondito in maniera meno, tra virgolette, negativa, è stato sicuramente il rapporto tra Medusa e suo padre. Un rapporto molto bello, molto complice, il padre che l'ha sempre difesa, che l'ha sempre accettata, anche quando ha ricevuto purtroppo la maledizione d'Atena, rapporto che purtroppo poi si spezza. Per vari motivi, cioè per un motivo che ovviamente non vi dirò, però è facile da immaginare. E insomma, lì credo che Annalyn sia stata sufficientemente brava nel farmi percepire, parlo sempre in maniera soggettiva, nel farmi percepire questo grandissimo amore, questo grandissimo rispetto reciproco tra padre e figlia, questa complicità, questa serenità tra i due, la volontà di Talete di aiutare sempre sua figlia e non lasciarla mai sola. Ecco, questa è una parte sicuramente bella del libro, ed è stato veramente un peccato che Annalyn non abbia continuato su questa scia. Avrebbe potuto scrivere un romanzo più lungo, magari non con caratteri cubitali, così non veniva di 700 pagine, ma veniva di 300 un romanzo di 300 pagine con caratteri normali, ma ha approfondito bene, approfondito i personaggi, approfondita le varie vite, le varie emozioni, i luoghi, anche la descrizione di luoghi non c'è, o comunque si riduce proprio a frasette, tipo le farfalline che volano, che mi sembrano i miei pensieri, cioè metafore o similitudini molto basilari. È un peccato, perché se è una scrittrice nota a livello internazionale, io mi aspetto che in un qualche modo scriva in modo tale da farmi percepire comunque non tanto la sua bravura, ma il suo impegno nel realizzare un libro che possa arrivare al lettore, che possa lasciare qualcosa al lettore. Però, ragazzi, soprattutto se siete giovani, state guardando questo video, vi consiglio di non leggere questo libro. Veramente, andate in libreria a comprare La canzone di Achille, Itaca per sempre, ma questo libro lasciatelo sullo scaffale perché non ne vale la pena. Mi dispiace tanto per Medusa, ma per me è un libro proprio da quasi dimenticare. Ci sono delle parti
Non vi ho parlato della fine perché insomma non mi sembra il caso di spoilerarvi la fine e quant'altro. Ci sono delle parti che possono essere giudicate positivamente, ma nel complesso ci sono sicuramente altri libri del genere migliori e con tutto che ripeto, La canzone di Achille non è stato un libro che mi è piaciuto tantissimo, lo considero veramente proprio, lo metterei sul piedistallo in confronto a questo di qua, Il segreto di Medusa, assolutamente, sia per quanto riguarda la scrittura, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda l'analisi psicologica dei personaggi, assolutamente. Quindi ragazzi, io mi fermo qui. Io spero che questo video in qualche modo vi sia stato utile o magari di compagnia. Io vi mando un saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!